Prima di uscire vorrei fare un esperimento veloce sempre con i miei appunti. Fondiamo insieme Eligor con Odino per creare questo babbuino. Ok, non è granché come personaggio babbuino, ma in realtà noi ci serve questo. In realtà anche volere la spada non ci serve, per rubargli la roba nucleare. Prendiamo esplosione, prendiamo potenza e amplifica. Vorrei prendere anche signore della magia e potenza abilità magica e tutto il resto. Però aspettiamo un attimo perché forse riesco a fare qualche giro strano per prendere anche quello. E con questo otteniamo il babbuino, perfetto. Secondo passo è ottenere Kohiryu. Il fatto è che ci manca ancora Seiryu. Va bene, andiamo a vedere come fonderlo. Riprendiamo di nuovo il nostro amico Odino. Eccolo qua, vieni con me per favore. E andiamo a prendere sulla B Belphegor. Ecco qua, il bel demone successo. Tutti con le persone fighe, io con un demone che caga. Complimenti a noi. Fondiamo Belphegor a Odino per avere Ashtur. Questa è una persona figa, devo ammetterla, è molto bella e... Non avessimo avuto i DLC, compreso quello gratuito, l'avrei messo in squadra sicuro questo. Anche qui non ci interessa quale abilità prenda, ma ci interessa che prenda, allora, signore della magia, abilità magica, beh, basta in realtà perché il resto non ci serve. Però per sicurezza gli insegniamo di nuovo esplosione nucleare e amplifica che non si sa mai. Tanto questa persona a noi ci serve solo per questa fusione, non per altro. E abbiamo ottenuto un altro pezzo per le nostre fusioni. Ora torniamo sulla B di nuovo e andiamo a prendere, eccolo qui, Biker Infernale. Questa persona l'ho usata per molto tempo, molto bella. Ci siamo quasi, eh? Fondiamo assieme Ashtur a Biker Infernale per avere Seiryu. Eccomi, sono un drago brutto io. Molto bene, Seiryu. Oh cacchio, però il drago è debole al nucleare. Ah no, però può impararlo. Debole al nucleare, ma può impararlo. Complimenti a noi. Allora, tanto a noi non ci interessa. A noi ci interessava che prendesse questo, signore della magia. E a sto punto, nient'altro. Dio mio, meno male che puoi apprenderlo il nucleare anche se non ci serve. Mi stavi per mandare a monte tutto quanto. Visto che ci siamo, ti insegno debilitazione e amplifica nucleare, che andiamo sul sicuro e te lo insegno. E anche qui un'altra fusione completata. Sono Seiryu, il nobile potere delle quattro bestie sacre sarà una maschera da consegnare a questo giovane. Sì, tanto non mi servi, proprio vai via. Chi non ti vuole, nessuno proprio. Ah, c'ha anche l'abilità riflette nucleare. Nel caso ci servisse, in realtà guarda che è buona il rifletti nucleare. Ora che abbiamo questi pezzi, possiamo finalmente fare Kohiryu. Questo drago è bello, è figo. In questo momento non è quello che ci serve. Credetemi, ci servirà, ma non in questo momento. Quello che ci serve di questo drago in realtà è la sua abilità, legge universale, che è quella che teniamo per ora. E come mi aspettavo, lui il nucleare non lo può imparare. Non è un problema. Gli insegniamo debilitazione, signore della magia. Ah no, amplifica nucleare ce l'ha, però non ci serve. Abilità magica, amplifichiamo il nucleare, anche se appunto non ci serve. Ci serve un'altra, facciamo carica. Perfetto. Corewa, io sono quasi... Oddio, i miei soldi stanno finendo. Sto per diventare povero. Sono Kohiryu. Il potere di smuovere il creato diventerà ora la tua maschera. Credimi che se non avessi trovato una persona psichica migliore, io ti avrei scelto. Sei debole dal punto di vista nucleare ed è per questo che non ti ho scelto, ma credetemi che questa persona io l'avrei scelta nella squadra. Benissimo, ora che abbiamo anche questo pezzo, dobbiamo fondere assieme il nostro babbuino insieme a un'altra persona. Andiamo sulla S,
su Silky, eccoti qua, di livello 6, wow. Fondiamo Silky a Tot per avere Lamia. Però Lamia può imparare solo due cose, dannazione, due cose sono poche. Vabbè, in realtà, mi smonta un attimino quello che dobbiamo fare, ma possiamo rimediare. Ok, possiamo avere potenza nucleare più facile di amplifica nucleare, quindi amplifica ed esplosione nucleare ce li mettiamo in squadra. Perfetto, una Lamia nucleare era quello che ci serviva, ottimo a noi. Sono Lamia, sono le fiamme della vendetta, chi si opporrà verrà bruciato dal fuoco della tua nuova maschera. Sì, sì, come no, tanto non mi servi. E finalmente, Kohiryu più Lamia fanno Raul. Oh, finalmente, eccolo qua. Questa persona è troppo potente, sì, come no. Solo 300.000, schicchigliere. Scegli quale abilità ereditare. La legge universale, esplosione nucleare, signore amplifica abilità magica. Perfetto. Procediamo. E ecco a noi la nostra nuova persona nucleare. Odino lo riprenderemo, ma non ora. Sono Raul. Hai risvegliato la mia vera forma. E sia, continuerò a percorrere la strada in cui credi. In sostanza, Raul è l'evoluzione di Arsène. Peccato che effettivamente non ci sia una vera correlazione, lui sia una persona DLC. Ma va bene così. È debole alla luce? Non è un problema. Ma Aegon non ci serve. Manca solo un ultimo pezzo, che in realtà già forse c'ho. Controlliamo prima di farlo. No, non abbiamo amplifica nucleare né potenza nucleare. Ok, lo facciamo. Andiamo sulla M. Dove sei? Mithras, eccoti qua. Questa qua non era male quando l'ho fatta, però avevo già roba meglio, quindi l'ho scartata. Vieni con noi. Vieni che ti faccio un bel trattamento. Trasmuta persona, potenza nucleare. Perfetto, procediamo. Umarekkanu. Non ci interessa la tua animazione perché a me interessa il potenza nucleare. Ottimo. E anche Raul ora è completo. Cosa vuoi fare? Uscire? Perfetto. Fai ritorno al tuo fugace tempo per riposare. Tante care cose, signor. Oh, finalmente. E ora insegniamo come ultima cosa potenza nucleare a Raul. Potenza nucleare al posto di Aegon va benissimo per ora. Ciao. Allora, ora vi chiederete perché ho creato Raul e perché l'abbiamo fatto così. Raul ha questa abilità, spettacolo fantasma, che ha una chance alta di infliggere sonno a tutti i nemici. Questa abilità è molto potente perché ha tutti i nemici con alta chance, ottima per le ordate di nemici. Contro i boss un po' meno, visto che i boss non hanno la possibilità di essere addormentati o di prendere altri status. Ok, non è un problema. Però durante le prove che ci potrebbero fare le gemelline, dove ci sono ordate di nemici infinite, addormentare tutti quanti e poi esplosione nucleare al suo prezzo. E perché proprio esplosione nucleare rispetto ad altre abilità? Semplice. Se mi sono ricordato di metterlo nell'editing, ho messo qui la tabella. Questa tabella che state vedendo è la tabella dell'attacco tecnico. E con legge universale, Raul aumenta del 50% il suo danno tecnico. E ora ancora vi chiederete perché proprio il nucleare rispetto allo psichico, al fuoco, al ghiaccio o ad altre. L'attacco nucleare è quello con la copertura maggiore di danno tecnico, come potete vedere con Burn, Shock, Freeze e Dizzy e Sleep. Il nucleare funziona, mentre Forgot, Confuse, Fear, Despair, Rage e Brainwash funziona più con lo psichico, ma a noi non ci interessa. La maggior parte delle volte che succederà, succederà sempre che i nemici sono o bruciati, o scioccati, o frizzati, o addormentati nel nostro caso. Quindi da oggi Raul è la nostra nuova persona nucleare con danno tecnico.
Perfetto. E ovviamente Raul sostituirà Odino. Però ora voi direte, Odino però è un peccato, l'hai potenziato fino al massimo, sarebbe un peccato non usarlo. Ecco perché Odino cambieremo tipi di attacco. Gli toglieremo il nucleare per mettergli il fuoco. Semplice. Come già gli ho insegnato il nucleare, posso insegnargli anche gli attacchi di fuoco. Ma non ora. Raul, tra l'altro, ha ancora uno slot libero. Volendo, tra un po' potremmo anche mettergli qualcos'altro. Ad esempio, Discepolo Sagace, che aumenta di molto la chance di critico. E beh, già abbiamo il danno tecnico aumentato. Se aumentiamo anche il critico, i bei danni li facciamo. E guarda un po' che culo, ce l'ho. Perfetto, Raul in questo momento è diventato perfetto. Pensa un po' che culo. Complimenti a noi. Ora che abbiamo fatto questa fusione, possiamo finalmente uscircene da Memento. Io si è detto che i fiori scompaiono quando abbandoniamo Memento. Finora ne hai raccolte 85, vuoi dover andartene? Sì, non mi servono. Ritorna al mondo reale dai Memento. Grazie per il lavoro svolto. Grazie a te per averci fatto entrare. Pam 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 pam. Come potete vedere, anche Memento hanno il registro di infiltrazione perché, beh, in realtà, a pensarci col senno di poi ha senso. È come fosse veramente un castello, ma non del tutto. Nana. L'hai notato tornando a casa? A Young sono tornati tutti i gatti. Ho anche sentito parlare i loro padroni. Sembra che Aino si sia costituita. Perfetto. Sembra che una volta pagato i suoi crimini si occuperà dei gatti randagi come volontaria. Buon per lei, spero vada tutto bene, buon per lei. Sono d'accordo, dubito che si ricordi di me, ma potrei andare a trovarla. Ho fatto una promessa dopo tutto. Oh, bravo Morgana. Allora, visto che siamo stati in Memento non possiamo uscire. Però vorrei vedere se posso usare il telefono. Sembri stanco? Beh, dopo tutto siamo stati nel metaverso. Non posso farlo, peccato, dovrò aspettare la prossima sera. E no, però non domani. Domani è domenica, quindi non si può fare. Visto che sto giro non ha bisogno di una mano, allenarmi non posso, usare il telefono non posso, fare strumentazione non mi serve, potrei fare del carry volendo. Vediamo se ci sono gli ingredienti. Speriamo. A quanto pare abbiamo finito gli ingredienti. E che palle. Allora, caffè? Caffettino, Morgana? Tu rimani, suo giro? Vuoi preparare del caffè? Sì. Oggi vado a casa. Mi fa piacere che tu abbia mostrato interesse per l'attività. Che palle, suo giro. Mi piacerebbe che tu invece rimanessi per assaggiarlo. Mi piace sapere quello che hai da insegnarmi. Anche perché... Oh, forse perché ne ho fatti troppi? Forse perché già non ha più niente da insegnarmi? Cioè, nel senso, ho già usato i chicchi... abbastanza? Non lo so. Chi può essere a quest'ora? Yusuke? Ah no, è Ryuji. Mishima è gasatissimo per questa storia del prossimo bersaglio, ma qualcosa mi dice che finirà soltanto per mettersi nei guai. Forse dovremmo andare con lui. Cosa? Ha detto che stava andando a Harajuku. Ok. L'ho fatto sapere anche ad Anne. Ho fatto bene, no? Pianificazione della giornata successiva. Ok, vabbè, non abbiamo niente da fare. Ci sarà Lady Anne, cioè ok, nessun problema. Però ancora non conosci bene Tokyo. Potrebbe essere un'ottima chance per prendere confidenza con la zona. Allora, che ne pensi? Vuoi andare ad Harajuku con Ryuji? E gli altri? Perché no, va bene. D'accordo, allora troviamoci lì. Domani vedrai gli altri ad Harajuku, giusto? Ti conviene riposare o farai tardi? Se nessuno mi avesse svegliato starei ancora dormendo, no? Ad Harajuku domani. Ed è stata anche una delle tappe in cui Dario è stato a Lost in Tokyo. Lo so per quello. Per un attimo ho sbagliato a leggerlo, però. Ho sonno. Pam. Un'altra giornata è passata e domani si va ad Harajuku. Oh. Che folla! Proprio come mi aspettavo. È il posto perfetto per iniziare ad indagare. Per cosa, Mishima? Ma devo ammetterlo, non mi aspettavo che sareste venuti tutti. Io avevo un servizio fotografico qui vicino, perciò mi son detta perché no. Ma perché ad Harajuku, Mishima? Beh, Harajuku è un centro culturale enorme, no? C'è gente da ogni parte del mondo. Quindi potrebbe esserci criminali internazionali di ogni tipo alla luce del giorno, se... Non credo di capirne la logica. Per esempio... Oh, guardate quel tizio, è decisamente sospetto. Che indossa giacche di pelle in questo periodo dell'anno. È sospetto.
Oh, Mishima, si sta gasando troppo, si sta montando la testa. E tutte quelle cinghie gli serviranno senz'altro per legare la gente. Accidenti, che sia un evaso. Wow, che persona di sani principi. No, credo proprio che sia solo un got. I miei sensi di ladro fantasma vibrano. Mishima, secondo te non è sospetto, Star? A me sembra a posto. Come? Ma è proprio sospetto, deve essere per forza un malvagio. Se pensi che sia sospetto, vai a parlare con lui. Eh? Io? Sei tu che ti agiti tanto per questa indagine, no? Perciò va da lui e chiedigli: ehi, Capitan Trench, sei per caso un detenuto evaso? Ma scherzi, mi ritroverei con quella cintura attorno al collo prima ancora di finire di parlare. Ah, è normale vedere la gente vestita con abiti insoliti da queste parti. Siamo ad Harajuku. Francamente lo trovo fico, ci vuole molta sicurezza per vestirsi come si vuole, no? Come se nulla gli impedisse di esprimere il proprio stile. E infatti la gente ad Harajuku si chiama Harajuku Girl e Harajuku Boy. Grazie Dario. Questo perché sono liberi di esprimere il loro fashion style, diciamo. Fico no, di certo non si fanno reprimere da nessuno. Bravi loro. Cosa ne pensi di moda particolare come questa, Phoenix? Mi manca la campagna, mi piacerebbe provare. Ho uno shock culturale. Ah, ancora non ti sei abituato alla grande città, eh? Beh, più eccentrico di così non si può, direi proprio di sì. Se ti abiti a questo posto, nulla ti scuoterà più, vero? Ehi, magari potrei prepararti un outfit in stile Harajuku? Magari anche no, grazie. Wow, sembra divertente! Comunque sia, basta giudicare le persone dalle apparenze. C'è solo da ammirare chi indossa ciò che vuole. Brava Anne. Diamine, vuol dire che sono onesti, non come quelli carini fuori e orribili dentro. Esatto, meglio orribile fuori e bello dentro. Forse hai ragione. Lady Anne ha assolutamente ragione. Del resto anch'io sembro un gatto, ma in realtà sono un gentiluomo nobile ed elegante. Sì, con il frac. Adesso che ci penso, portare un gatto in borsa non stona per niente ad Harajuku. Eh sì, è una cosa insolita. È vero, è come un accessorio di moda altamente specializzato. È un complimento. Penso di sì. Sei fortunato, Phoenix. Puoi fare scalpore semplicemente portandomi in giro. Bello, no? Mishima, mi sembra di capire che non ci siano indizi. No. Ah, beh, già che siamo qui, divertiamoci un po'. Vestiamo per bene Phoenix. Oh, e anche Mishima, forse Anna riuscirà a farti passare quell'assurdo pregiudizio anti-Harajuku. Anche io. In effetti, se avessi un qualche talento nascosto per la moda, questa sarebbe l'occasione giusta per scoprirlo. Magari anche no. Lady Anne, fa diventare anche me tutto alla moda. Possiamo anche fare un salto al negozio di animali per Morgana. Non sono un animale. Sai, Star, a volte sembra che il gatto partecipi davvero alla conversazione. Con che sguardo me lo stai dicendo, Mishima, però? Su, seguimi, conosco un bel posto. Pensaci tu, Miss Fashionista. Kawaii desu. Mi sono divertito ad Harajuku con gli altri. Perfetto, no? L'importante è che ti sei divertito. Pam. Pam. Ah già, domani devi andare con la scuola al parco di Inokashira. Come? L'hai dimenticato? Kawakami ha detto che faremo tutti insieme le grandi pulizie. Tu non farei niente, Mona, porca troia. Yusuke, ci sono dei cambiamenti? Come sta Madarame? Al momento non è successo niente, è ancora a letto. Aspetta, pensi che lo sforzo sia stato eccessivo per il cuore del vecchio bastardo? Non è il caso di preoccuparsi, non sembra che la sua vita sia in pericolo. Speriamo di non aver fatto un casino nella nostra prima missione ufficiale, ma almeno può parlare. Finora l'unica cosa che mi ha detto è stata: mi dispiace. Da allora non sono più riuscito a parlargli, non è in grado di sostenere una conversazione, balbetta e basta, insomma. Dici davvero? Se deciderà di intraprendere un'azione legale contro di noi, il nostro leader passerà grossi guai. Sei in libertà vigilata, giusto? Sarebbe un grosso problema. Eh già. Ehi, andrà tutto bene, non è vero? Certo, non vi preoccupate. Se lo dice Phoenix, sarà sicuramente così. Vi contatterò tutti se dovessero esserci dei progressi. Per ora, limitiamoci ad aspettare il risveglio del cuore. Già, beh, restiamo in attesa dei tuoi aggiornamenti, Yusuke. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi, vuoi dare un'occhiata? Vediamo cosa c'è. Aspetta, chi è che mi scrive? Una mano, Pierre al rapporto, sei ancora convinto? Assolutamente devo andare.
Io, è da un po' che non ci vediamo. Ma se ci siamo visti oggi pomeriggio? Lo so, ci eravamo appena salutati, ma c'è un film che devo vedere. Se non hai troppo da fare, possiamo andare a vederlo a Shibuya. Il cameriere oscuro, è un film d'azione, che ne dici? Vuoi andare a vedere un film con Ryuji? No, mi dispiace Ryuji, ho un politico da aiutare oggi. Vediamo cosa dice il programma in TV. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Ecco il set regalo giapponese, sfuggete il vostro amore per il Giappone. Ventaglio Sakura, portachiavi katana e... il flannel te mancia. Tutto in un set amici, imperdibile. Ma non è tutto, c'è dell'altro. Ecco il prossimo, il set pavento giapponese. Con questo non avrete più paura del vento e fulmini. Stag anti-elettrico e strang anti-vento. Fanno parte di un unico set incredibile. Uoso, due oggetti fantastici. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Quello che diceva Maruki, edizione limitata. Naturalmente il prezzo è giusto. Non vedrete più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne resteranno pochi, è la vostra ultima occasione per comprare, comprare, comprare. Capitalismo. Quale compriamo? Ovviamente, io direi questo. Ecco fatto. Che il prezzo in realtà sia giusto dei regali, su quello non lo metto in dubbio, però... Oh, ci sta, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite! Click! Oh, sono entrambi esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile, domani. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti! Ci sentiamo! Ora dobbiamo solo aspettare, eh già. In realtà però al negozio di Softair ci dobbiamo passare un attimo per vendere tutta la roba che abbiamo racimolato al memento. Vendiamo quello che abbiamo trovato nel memento e ci facciamo solo 56.000 yen. Un po' poco, Però meglio di niente. Non vedo l'ora di poter vendere nel posto giusto tutti sti vestiti. Perché darli a lui non ne vale la pena. Valgono solo 10 yen da lui. Però nel posto giusto... ci faranno guadagnare abbastanza. Però potrei vendere tutte queste. Tanto ste pietre vitali non le userò mai. Quindi anche sto frutto del diavolo in realtà. Prendiamo una persona del sole per il nostro amatissimo politico. E domani tra l'altro è lunedì, quindi ci conviene anche prendere una persona del consiglio. Ah no, cavolo, domani non ci serve Maruki. Perché domani andiamo a fare... pulizia. Eccomi qua. Devo chiederti aiuto con un altro discorso. Con te nei paraggi mi sento più coraggioso, sì. Che piani hai per la giornata? Sono qui davanti a te. Hai fatto una promessa a Yoshida. Cerca di accettare i suoi inviti per ottenere la sua fiducia, ok? Va, andiamo subito. Grazie. Vieni di fronte alla stazione di Shibuya. Ti aspetterò. Ciao. Salve, signore. Minasan. Possedere il libero arbitrio non significa poter fare quello che ci pare. Vero. Basare le proprie decisioni solo su perdita e guadagno equivale a comportarsi da fredde macchine. Pochi si prendono cura del prossimo perché pochi ne hanno la forza. Noi politici abbiamo fallito nel nostro obiettivo di riformare la società. Ci serve più supporto. Quell'approccio non funzionerà. Ah no, era un uomo. Quell'approccio non funzionerà, devi coinvolgere più i votanti. Perdere completamente i cuori degli elementi delle persone. Di nuovo quello che vorrei dire è... no. Consigliere Matsushida! Ne è passato di tempo dall'ultima volta. Volevo fare un salto per vedere come stavi. Oh, hai un liceale che ti fa da volontario, eh? Wow, sono cambiati i tempi. Conosci i figli di... Kuramoto? Il signor Yoshida me ne ha parlato, sì. Sono passati quasi 20 anni. Mi meraviglia che tu sia così interessato alla politica. Anch'io ero un membro dei figli di Kuramoto. Yoshida e io siamo entrati nello stesso anno. Ho dato un gran colpo di spugna alla mia carriera, passando da pro wrestler a membro della dieta. Infatti si vede i muscoli, bello cazzuto lui. Sono stato eletto facilmente, ma non avevo idea di quello che stavo facendo. Ho capito di non essere stato eletto per mio merito quando mi hanno accordato un secondo mandato. Vabbè, la cosa valeva per entrambi. Tu però ti sei rilanciato alla grande. Sei una vera fonte di ispirazione. Proprio come te, vecchio mio. Stai lavorando più di chiunque altro alla campagna elettorale. Oh, non servo delle false lodi per impressionare il ragazzo. Yoshida sa bene come funzionano i meccanismi interni alla politica. Sarà un grande insegnante. Tuttavia, ti consiglio di seguire solo ciò che dice e non ciò che fa, se vuoi entrare nella dieta. E cosa vorrebbe dire? Ne deduco che non ne sa niente.
Speri davvero di vincere le elezioni restando onesto e puntando alle argomentazioni? Devi assicurarti i voti, altrimenti rimarrai per sempre tora buona a nulla. Oh, che stronzo. Senza onestà e argomentazioni valide non può esistere la giusta politica. Era un pezzo che non sentivo uno dei tuoi grandi discorsi. Sì, è vero. Star-kun, giusto? Dimmi, cosa ti ha attratto di Yoshida? Il suo messaggio. Star-kun, sei piuttosto diretto per essere così giovane. Sei stato istruito bene. Già, però sono finito agli arresti domiciliari comunque. Intendo insegnargli tutto ciò che so. E quando abbiamo... e quanto abbiamo accordato. Sento che il mio legame si è rafforzato. E cosa abbiamo imparato oggi? Raccolta fondi. Donate, ragazzi, per il mio patron qua sotto i deschi. Non ho un patron, tranquilli. A ogni modo, come vanno le cose tra te e il vecchio Kuramoto? Non ci siamo più parlati. C'è comunque una cosa di cui gradirei sentire la tua opinione, perciò ti ricontatterò. D'accordo. Oh, a proposito, forse diffidi ancora di me per quello che ti è accaduto con la sparizione dei fondi del partito, ma sappi che non sono stato io a puntare il dito contro di te, non aggiungerò altro. Madonna, che faccia incazzata comunque. Perché ho dovuto tirare fuori quella storia? Ah, le mie scuse, per oggi è tutto. Grazie. Ottimo lavoro. Sì, chi è? Ciao, grazie ancora per il tuo aiuto. Che disastro, gli errori del passato sono un tormento costante. Sembra impossibile sfuggirgli. A chi lo dici? Io sono agli arresti domiciliari proprio per quello. Qualcuno come Matsushita riesce a riprendersi combattendo, ma molti soccombono al peso delle etichette. Vero, anche dopo 20 anni sono ancora tora buona a nulla. Ma non mi arrenderò. Ho perso molto, è vero, ma lungo il percorso ho imparato molto. Da qualche parte lungo il tragitto, la mia testardaggine è diventata consapevolezza, la mia qualità positiva. Bravo, Yoshida. Per questo motivo vorrei che tu usassi le tue esperienze per costruirti le tue convinzioni. Pensi davvero che ce la farò, però? Non preoccuparti, è chiaro che sei sulla strada giusta. Devi solo migliorare attraverso l'esperienza. Grazie, capo. Ah, ho finito per straparlare più del solito. Beh, alla prossima. Grazie anche a te, ci vediamo. Pam param pam. Pam param pam. Pam param pao. Nana. Oggi è il giorno delle pulizie. Esatto, Morgana. Devo alzarmi presto e vestirmi male. E oltre alla scuola, giusto? Sbrigati a vestirti o faremo tardi. Va bene, un attimo, mi vesto. E adesso andiamo. Pam pam pam. Scusi, ma vado un po' di fretta. Bella Shujin, vero? Ho sentito che di recente è dura per via di quell'incidente. Andiamo da qualche parte a parlarne un po'? Chi è sto vecchio zozzo? Grazie per l'interessamento. Ma sono davvero di fretta, perciò se vuole scusarmi. Cosa gli fai, inchino, che questo è un bastardo? Ah. Avanti, non c'è motivo di essere timidi. Come ho detto, c'è gente che guarda però. C'è gente che guarda, qualcuno è interessato ma nessuno fa niente. Se hai da fare posso aggiungere il mio numero alla tua rubrica e mi chiami più tardi, che ne dici? La smetta. E tutti si girano dall'altra parte. Questo non posso certo ignorarlo. Oh, è un incidente uguale a quello che è già successo. Cosa vuoi? Le stai facendo male, schifoso. Non ti scaldare, stavo solo socializzando. Mi nascondo. Ehi, ma che... Perché ti innervosisci tanto? Manco fossi così speciale. Sei tu che fai schifo, zozzo. Grazie mille, scusa per il disturbo. Va tutto bene? Sì, ora sto bene. Ma è stato davvero spaventoso. Ci credo. Posso chiederti una cosa? Beh, cosa ti ha spinto ad aiutarmi? Perché volevo. È così? Beh, scusa se ti ho chiesto una cosa così strana. Stai andando anche tu alle pulizie, vero? Le grandi pulizie.
Guarda che ore sono. Mi dispiace tanto, non ti ho nemmeno ringraziato a dovere. Oh no, ho dimenticato la tuta a scuola. Ci vediamo alle grandi pulizie. Lì possiamo parlare un po' se ti va. Va bene, ci vediamo là. E la guarda lui. Chiedo scusa. Ciao anche a te. Ciao Yoshizawa. Anche se ancora il nome non ce l'ha detto in realtà. Ehi, sono arrivato. Yo, perché ci hai messo tanto? Davvero sei venuto qui da casa con indossando la tuta? Certo, è strano. No, non era quello che intendevo. È una cosa normale, no? Ma poi, tu intendi raccogliere la spazzatura vestita così? Certo che no, mi sono portata la tuta da ginnastica. Avevo intenzione di cambiarmi in bagno, ma ora c'è una fila assurda. Eh beh, avranno pensato tutti la stessa cosa. Oh, certo. Brutta storia essere ragazze. È una così bella giornata che anche il cielo sembra prenderci in giro. Cosa? Potresti imbucarti in una nostra conversazione in modo meno imbarazzante la prossima volta? Il modo in cui Ryuji risponde a Mishima a me fa sempre ridere, porca troia. Qualche maniaco dell'igiene di Kikyoji avrà appeso delle bambole di carta e pregato per il bel tempo. Sì. Ehi! Buongiorno a tutti. Oh, anche lei è qui per l'evento, Doc. Certo, e io ho preso una persona proprio per parlarti, stronzo, però oggi probabilmente non ci parleremo, vero? Vestito così? Oh no, in realtà io... Eccola qui, dottor Maruki. Tra poco iniziamo a preparare. Preparare cosa? Faccio parte della squadra culinaria. Spero vi vada un bel pranzetto. Ci vediamo più tardi. Papà. Dai, andiamo. Mamma mia. Più che altro, Doc popolarità. Scommetto che i ladri fantasma diventeranno ancora più famosi un giorno. Coso, stai buono. Buongiorno studenti e personale della Shujin Academy. Siete pregati di raccogliere tutta la spazzatura all'interno dell'area assegnata al vostro gruppo. Completate le pulizie e verrà servito il pranzo a base di zuppa di miso con maiale e verdure. Ma a me non piace il maiale. Oh, zuppa di miso con maiale. Ecco cosa sta preparando il fan club del dottor Maruki. La scuola ha già formato i gruppi in modo casuale. 4 persone ciascuno, maschi e femmine assieme. Oh, sul serio? Ora che gli annunci sono fatti, dividetevi in gruppi e raccogliete l'area che vi hanno assegnato. Oh, cerchiamo di finire il prima possibile, così ci pappiamo la zuppa e leviamo le tende. Pam para pam pam. Pam. Andiamo a pulire. Ehi, quel tipo, sì, è quello studente che si è trasferito. Già. Il tizio di tutte quelle voci assurde. Che palle, parlano ancora male di me. Abbassa la voce, se ti sentisse. Chi butta a terra così un ombrello rotto non può che essere un rifiuto umano. Oh, prima di gettarlo, assicurati di separare le parti plastiche dal telaio metallico. Separarle? E come? Struccare. Così. Wow, pazzesco. Non credevo sapessi certe cose, Takamaki-san. Scommetto che saresti una moglie fantastica. Oh, figurati. Oh, un portafoglio. Ci sono soldi? No, vuoto, totale, nisba. Ah no. Sì, ce ne sono un fottio. Ce li dividiamo. Aspetta, non dovremmo consegnarlo a un posto di polizia? Cosa? Perché sarebbe strano? Così tanto bene. Cavoli, il parco è un disastro. Altro che i bambini. È stato qualche adulto buono a nulla. Se non ti dispiace, puoi darmi il tappo di quella bottiglia? Certo. Oh, li collezioni? Non esattamente. Le imprese di riciclaggio li raccolgono e li convertono in fiale per i vaccini. Oh, che cosa carina. Oh, non lo sapevo. Beh, mi sembra un modo fantastico di portare altre giustizie nel mondo. Perché no? Scusa, ma non sono sicura di seguirti.
Prima di aggiungere il taro alla pentola, va strofinato con il sale per ridurne la vischiosità. Oh, lei è un cuoco eccezionale. Cucino spesso a casa. Fatemi provare questa tecnica. No, ti prego. Oh no. Ci sono i meme. Ma che... perché il vento è salato? Chiedo scusa. Oh no. Citazioni a meme. La pulizia è ufficialmente terminata. Grazie a tutti per l'impegno profuso. I capi di ciascun gruppo possono gentilmente venire a ritirare la zuppa per le loro squadre? Certo, come no. Quindi una volta distribuita la zuppa, siamo liberi di fare ciò che vogliamo. Incluso levarci dei piedi. Oh, ok. Grazie di tutto. Mamma mia, cos'è? C'ho la peste io. Non so bene come dirlo, ma è stato proprio un momentaccio là fuori. A chi lo dici? Oh... finalmente ti ho trovato. Ti stavo cercando per poterti ringraziare come si deve per stamani. Allora, dove sono finiti tutti i tuoi compagni di squadra? Mi hanno piantato in asso. Ah, capisco. Sono più o meno nella stessa situazione. Se a te sta bene, che ne dici di mangiare assieme? Certo. Fantastico. Pam, pam. Oh, che caruccia lei comunque. Grazie per il pranzo. Gnammete. Come fate a mangiare una zuppa con le bacchette, stronzi? Va bene che c'è il maiale, però... almeno col cucchiaino. Vorrei ringraziarti ancora per stamattina. Quell'uomo era ancora più spaventoso di quanto possa esserti sembrato. Eh beh, ci credo. Perciò apprezzo davvero molto ciò che hai fatto per me. Grazie mille. Non preoccuparti, non è nulla. Ehi, non ho ancora finito. C'è l'ultima cosa che volevo dirti. Mi dispiace molto per quello che è successo l'altro giorno. L'altro giorno? Molti giorni fa, se proprio. La discussione che abbiamo avuto fuori dall'ufficio del consulente. Ricordi la nostra discussione? Ci siamo studenti qui con cui non ti conviene invischiarti. E questo qui è in cima alla lista. Oh, il nuovo studente delinquente. L'altro giorno, è passato quasi un mese. Il prof Kamoshida mi aveva appena detto di te, quindi, insomma, ho parlato senza riflettere. Ho anche sentito alcuni miei compagni spettegolare di te. Sei rimasta sorpresa? Sì, ma non ci ho davvero dato molto peso. Non sopporto pettegolezzi, voci di corridoio e simili. E so che ti sembrerà strano, visto che ti ho appena conosciuto, ma non credo che tu sia come ti dipingano. Ma pensa un po'. Ma sarebbe tutt'altra storia se quelle voci fossero effettivamente vere. Quali erano i crimini che ho sentito? Rapina, omicidi e traffico di zanne di elefante, no? Zanne di elefante? Addirittura. Guido pure senza patente, lo sai? Persino io capisco che stai scherzando, ma va? Oddio, me ne sono appena resa conto. Non mi sono ancora presentata. Sono Starfy, Onyx. Oh, scusa se l'ho fatto dire prima a te, Star Senpai. Mi dispiace averci messo così tanto, ma spero che andremo d'accordo. Prima a scuola avrei già sentito il... oh no, ho dimenticato un pezzo. Ale, preso! Ma che diavolo è successo? Oh, guarda! Eccolo lì, il suo cartellino. Sembra un'agenda della Shujin Academy. All'interno c'è scritto Kazumi Yoshizawa. Comunque lei stava dicendo: prima a scuola avrei già sentito che il mio... e poi è partita. Giusto in tempo. Ecco qui, non separarti mai dalle cose che ti piacciono, ok? Sì, signorina. Tanto per... scusa, non volevo abbandonarti in quel modo. Tra l'altro lei non ha ancora finito di mangiare, la sua zuppa è ancora lì, la nostra l'abbiamo spazzata via tutta. Ti è caduto questo? Meglio far finta di non aver letto. Immagino che tu l'abbia intuito prima che potessi dirtelo. Beh, hai risolto il caso. Sono Kazumi Yoshizawa, del primo anno. Sei un atleta? L'hai capito anche... hai capito anche questa, eh? Ebbene sì, sono una ginnasta. Non è così difficile una volta che ci fai la mano. È solo un passo, un salto e un balzo. Ginnastica, eh?
Ehi, non pensi che alcune di quelle mosse potrebbero rivelarsi utilissime? Stavo proprio riflettendo sul fatto che ladri fantasma hanno bisogno di imparare qualche nuova mossa. Eh già. Che succede, Star Senpai? Aspetta, c'è per caso un gatto qui intorno? Vorrei impararlo anch'io, se non ti dispiace. Mi insegni? Dici che ti interessa la ginnastica? Questo mi rende molto felice. Sarei onorata se me lo permettessi. C'è solo un problema. Ho anche un favore personale da chiederti, se non ti dispiace. Chiedi pure. Ultimamente le mie prestazioni non mi convincono molto e passo troppo tempo a preoccuparmi. Sarebbe fantastico se tu potessi darmi qualche consiglio quando ne hai l'occasione. Ti servono dei consigli o vuoi il mio aiuto? Vuoi il mio aiuto? Certo che lo voglio. Non cerco un coach tecnico, ma al massimo qualcuno disposto ad ascoltarmi di tanto in tanto. Beh, se hai bisogno di parlare, io sono qui. Capisco. A me sembra proprio un'opportunità ghiottissima. Tu che dici? Spero di esserti utile, allora. Grazie. Allora abbiamo un accordo, eh? Abbiamo stretto un altro patto. Ah, la mia testa. Nei rapporti si dice che le abilità fisiche dei ladri fantasma sono superiori a quelle di una persona comune. Inoltre sembra aver sviluppato un certo talento nell'uso delle attrezzature specialistiche. Non sarebbe dunque lecito affermare che siete stati addestrati da un esperto in materia? Un'esperta? Dunque, dimmi la verità. Pam pam. Parabarabam pam. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, la fede, mi sono concessi i venti sacri, che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. I brividi ogni volta che la leggo. Ah, beh, tutta la pelle d'oca ciò. Kazumi Yoshizawa. E incredibilmente, ha solo 5 stelle. Ma se ci fate caso, la sua carta è nera rispetto a tutte le altre che sono bianche. Questa cosa l'avevo notata fin da subito. E poi si capisce anche il perché più avanti. Yoshi. Oh, perché non ci scambiamo i contatti? È spento. Scusa, ma il mio smartphone fa le bizze ultimamente. Ah, sì, si è ripreso. Ok, ti contatto appena ho un po' di tempo libero, se a te sta bene. Certo, perché no? Plink! Attenzione studenti della Shujin, la grande pulizia terminano a breve. Non gettate la spazzatura in questi cestini, invece portatela al luogo adibito allo smaltimento. Fatto questo, sarete ufficialmente liberi per il resto della giornata. Grazie a tutti per l'impegno. Ehi, pare che le pulizie siano terminate. Visto che siamo già in tuta, che ne dici di un po' di allenamento di base prima di andare a casa? Iniziamo con qualche fondamentale. Sono le basi per restare in forma. Ma abbiamo appena finito di mangiare. Mi sono allenato con Kazumi. Cioè, devo usare tutta la zuppa di miso. È arrivato un altro pacco per te. Vediamo. Che cosa hai comprato? La roba di ieri. Lo Strang anti-elettr e lo Strang anti-vento. Deve essere quell'ordine che hai fatto alla televendita. Ma va, Morgana. Finalmente a casa. Ah, sei coperto di polvere. Corri a cambiarti. Polvere. Kawakai non ti aveva dato il suo numero di telefono. Pensi di chiamarla? Beh, nessuno mi è scritto, quindi penso proprio di sì. Penso proprio che la chiameremo Morgana. E sai perché Morgana? Perché con lei avremo un bonus incredibile. Io direi proprio di chiamarla Kawakami, tanto il coraggio per farlo ce l'ho. È il telefono pubblico. Chiamo il servizio di maid a domicilio. Posso chiamare quando voglio, visto che sono pieno di coraggio. Pensavi di chiamare una maid? Beh, se usi questo non lascerai tracce nel registro delle chiamate. È per il bene dei ladri fantasma, vero? Certo, come no. Ciao, parla Becky. Oh, aspetta, sei tu. Beh, fanno 5.000, richiesta inclusa. Va bene per te? Va bene, 5.000 sono pochi in realtà.
tranne all'inizio. Sono un tantino troppo. Molto bene. Allora vengo subito da te. Perché sei uscita dal personaggio? Continua a fare la maid. E così questa è la tua stanza, eh? Come dire. Lascia stare. Allora, che genere di ragazzo sei? Da come ti sei opposto al prof Kamoshida, sembri onesto e con un forte senso di giustizia. Detto questo, hai chiamato chiedendo espressamente di me? Mi sentivo solo, non ho amici. Mi sentivo solo. Capisco. Oh, è vero. Hai dei precedenti penali. Ok, ascolta. Di tanto in tanto ti farò saltare le lezioni. Cosa? È dura non avere un posto dove sentirsi accettati, vero? Comunque, mi riservo il diritto di cambiare idea se i tuoi voti peggioreranno. Ma non succederà, prof. Sono il migliore della classe. In cambio, non direi a nessuno che ho un secondo lavoro come maid. Che ne pensi? Certo. Grazie. Affare fatto, allora. Ho stretto un patto con Kawakami. È già la seconda volta. Ah, la mia testa. Mi dica. E pensare che hai commesso tutti quei reati frequentando la scuola. Non riesco a credere che tu abbia fatto tutto da solo. A scuola deve averti aiutato qualcuno. Cos'è da dire a riguardo? Assolutamente nulla. Ma proprio zero totale. Naruananji, io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, la temperanza, mi sono concessi eventi sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Non so cosa sia, se il testo, la voce o la musica, ma ogni volta i brividi. Battere la fiacca ti permette di svolgere varie attività durante le lezioni di Kawakami. Questa abilità è importante per due motivi. Uno, perché ci permette di fare strumentazione durante le lezioni. Ma soprattutto due, avendo adesso un patto con Kawakami, abbiamo il suo bonus con il regalo di addio. E questo bonus ci semplificherà le cose in maniera perfetta, credetemi. Cosa ci faccio qui con uno dei miei studenti? Ti fai pagare? Beh, ora dovrei andare. Oh, se avrai bisogno di aiuto con le faccende domestiche, chiedi a me, ok? Perché? Perché così ti posso pagare? Beh, conosciamo i nostri reciproci segreti e mi farebbe stare meglio. Inoltre, ecco, per questo lavoro sono considerata troppo in là con gli anni e non mi chiamano spesso. Ti dimostrerò la mia gratitudine permettendoti di saltare facilmente le lezioni. Lezioni? Pensaci, ok? Va bene. Inoltre, ti devo pagare per questo, no? D'accordo, padrone, per oggi è tutto. Oddio. Ah, l'ha detto anche lei. Non ho idea di quanto sia stancante questo lavoro. Ascolta, promettimi che a scuola non direi nulla, ok? Per il bene di entrambi. Non raccontare a nessuno questa cosa della maid. Sarà un piccolo segreto tra Becky e il padrone, ok? Credi di poterlo fare? Sì, penso di poterlo fare. Oddio, padrone, grazie mille. Anch'io mi assicurerò di mantenere la promessa. Beh, me ne torno a casa. Sì, ciao. Oh, e ricorda di studiare per gli esami, ok? Se continui a perdere tempo, i voti ne risentiranno. Non si preoccupi. A presto. Ah, non vedo l'ora che sblocchi la prossima abilità utile, Kawakami, anche se in realtà non ci serve, però farà sempre comodo averla. Ehi là! A proposito, la mostra sarà aperta fino alla fine di questa settimana. Abbiamo fatto tutto il possibile, stiamo a vedere come va a finire. Studiamo, dai, usciamo. Usciamo? Beh, è importante prendersi una pausa dopo tanto lavoro. Però credo che mi sentirei ancora più debole se passassi il tempo a oziare. È vero?
Vai ad allenarti. Io lo farò, probabilmente. Se nessuno mi scrive. Oh no, un'interrogazione. Ultimamente mi sto dando alla pesca, sebbene sia soltanto della saltuaria pesca sul lago. Non faccio pesca marittima per via del mal di mare. Tanti saluti al mio sogno di fare il marinaio. Oh, già. Quando si dice salpare il mare aperto, la mente vola subito ai pirati. Sebbene fossero dei furfanti che depredavano le altre navi e gli insediamenti costieri, non si sa il perché, ma alla fine sono stati romanticizzati. Ebbene, Starkun, stavo per dire Starsan. Sapete da quale figura deriva l'aspetto tipico dei pirati con pappagallo e gamba di legno? Capitan Kidd, Anne Borny, James Cook o John Silver? È corretto. La risposta è Long John Silver, un personaggio dell'Isola del Tesoro. E tra l'altro è anche un nome parodizzato nei Griffin, soprattutto nel multiverso. Long John Peter. È alla storia di Long John Silver che dobbiamo gran parte dell'immaginario moderno dei pirati. Purtroppo esiste solo nelle storie di finzione. Se parliamo di pirati reali, beh... Direi che il capitano William Kidd ha saputo farsi un nome. Conoscete la storia della sua esecuzione? Dichiarò di aver nascosto il suo tesoro in un unico posto. Ah, il One Piece. Oh, wow, l'ha azzeccata. Ma è davvero un criminale? No. Sembra un tempistello, ma magari si sta dando tanto da fare. Yarujanega. Madonna. Ah. È sempre interessante, comunque, andare a leggere queste cose. Stando alle ricerche, però, sembra che non fosse particolarmente ricco. Eppure furono scritte molte opere sulla sua leggenda e molti stanno ancora cercando quel tesoro, che si chiama One Piece. Tra l'altro, ho sentito che c'è un'isola a Kyushu dove si dice che riposi il tesoro di Kidd. E scusa, se lo dicono, allora perché nessuno è andato a cercare lì? Il grande tesoro di Kidd, eh? A prescindere dal suo valore, è bello che ancora così tanta gente creda alla leggenda, vero? Magari un giorno esisterà la leggenda dei ladri fantasma. Chi lo sa? Pam pam pam. Non credevo sarebbe venuta. Oh, forse sta saltando gli allenamenti. Odio questi eventi. Mi sporco e mi stanco soltanto. Pensi lo rifaranno l'anno prossimo? In quel caso salterò di sicuro. Beh. Perché quella primina santarellina è venuta con noi? Quell'aria da non mi tange certe volte mi fa imbestialire. Ho letto prima certe volte, vabbè, non importa. Pam parabaram pam. Quanto polline. Se tanta gente soffre di allergia al polline, potrebbe risentirne anche il memento. In realtà non più come una volta. Chi mi scrive? Che si fa oggi? Bella domanda.